Siamo nella Ferramenta Formaggi, Presidente, dopo la retrocessione siete pronti con una squadra già con nomi importanti, ce ne fa qualcuno? Sì, dopo la delusione della retrocessione si riparte in prima categoria con il nostro campo, un po' di delusione c'è stata, però la promozione si deve affrontare con altri modi, con altra preparazione. È andata, abbiamo fatto quello che poteva fare un nostro piccolo paese, è una bella soddisfazione. Adesso si riparte dalla prima categoria cercando di allestire una squadra abbastanza competitiva, visto che attorno ci sono squadre che stanno preparando, allestendo delle squadre fortissime per vincere i campionati. Noi cercheremo di fare la nostra parte, restando a galla, come si dice. L'apertura della superstrada potrebbe portarvi dei vantaggi. Lei, vedo che i nomi non ce li fa. No, io posso fare un paio di nomi e li posso dire perché già hanno firmato con noi. Si chiama di Jacopo Caradori, che è il fratello di Jonathan, quindi giocheranno insieme. È un giocatore molto importante, anche bravo, che darà una forza alla nostra squadra. Abbiamo col direttore tecnico sportivo Moriconi, che ha fatto un lavoro molto certosino. Abbiamo preso un grande giocatore, io non è che lo conosco, però detta anche dal mister che ci potrebbe dare veramente una mano dietro. Si chiama Occhi Pinti e ha giocato credo in Serie D, quindi adesso si è messo in discussione perché ha avuto dei problemi, quindi ci viene a dare una mano. E la particolarità che è umbro. La particolarità che è umbro, ci porta altri ragazzi, quindi è un bene che si comincia a venire dalla superstrada, dalle persone da Foligno, perché ci sono tanti giocatori che possono cominciare a venire sull'entroterra maceratese. Obiettivo? Obiettivo della squadra? Certo. Vincere il campionato. Adesso è una battuta, scusate, però uno deve andare sempre avanti, no? L'obiettivo è fare bene, come ho detto. Adesso, a parte le battute, saranno poi tanti derby. Ci sono tanti derby, quindi per noi i derby portano anche degli incassi, quindi è un bene questo, perché richiama tanta gente, che anche per, è logico, no? Muccia, Camerino, Caldarola, Fiuminata, Pioraco, sono tutti in un giro di 20-25 km, tutte realtà piccole, medie, però ecco che ognuno cerca di portare avanti la sua squadra, e quindi noi li affronteremo come affronteremo tutte quelle altre squadre che verso Macerata, sempre con impegno, speriamo con il piglio giusto per fare un buon campionato. Poi stiamo lì, poi vediamo. La salvezza, come dicono tutti, è la cosa principale. Poi se c'è qualcosa in più, ben venga. Noi sempre piedi a terra e pedalare.